Oggi è la domenica, cioè è il primo dell'anno, è sabato, vero? Ecco, e è la festa, la solennità della Santissima Madre di Dio. Quindi il primo dell'anno inizia con la mamma che ci sorride. Immaginiamo il bambino ancora piccolo, no? 8 giorni, nelle braccia della mamma e che guarda la mamma e vede il sorriso, è il sorriso di Dio. Ma che cosa sente dalla mamma? La mamma lo chiama per nome. Ecco, Gesù si sente chiamare Gesù. E infatti 8 giorni dopo la nascita, secondo la legge che c'era presso gli ebrei, c'era la circoncisione e veniva dato il nome. Oggi si celebra proprio l'imposizione del nome di Gesù. Ma il nome è una cosa importantissima, perché il nome è una parola sola, ma racchiude tutta la nostra persona, tutta la nostra storia, ma soprattutto racchiude tutto l'amore di Dio che ci circonda e ci fa sentire di essere figli amati. Ecco, allora oggi vogliamo anche noi ricevere il nome e vogliamo riceverlo anche noi come Gesù dalla mamma, sentirci dire da lei il nostro nome. Il nome è anche una chiamata. Si dice chiamare per nome, no? Il nome è la nostra chiamata. Ecco, abbiamo una missione in questa vita. Il Signore ci apre un tempo nuovo che inizia da oggi. E ci chiama a collaborare con un disegno di amore immenso. Ecco, lasciamoci chiamare per nome. Soprattutto proviamo ad aprire il cuore e a sentire con quanto amore veniamo chiamati. Dalla mamma celeste, dal padre celeste. Ma ci fa bene questo. Dobbiamo fermarci a sentirlo. Ci fa rivivere. Ci dà vita sentirci chiamare per nome. Figlio mio, figlia mia. Ecco, ma anche noi impariamo a capire il nome di Dio qual è. Beh, Gesù significa Dio salva, no? Quindi io non mi salvo da solo. Nessun uomo può salvarmi, soltanto Dio. Gesù è Dio che mi viene incontro, che mi è venuto incontro per darmi la salvezza. Devo assolutamente accogliere Gesù, la mia salvezza. E poi Gesù mi fa conoscere che il nome di Dio è Padre, papà, Padre. Lui rimane sempre Padre. E se io ho questa fede di credere che Lui è Padre, veramente toccherò con mano la sua paternità, la sua tenerezza, anche nei momenti più difficili. E poi Gesù mi insegna che la sua mamma è la mia mamma e quindi potrò sempre chiamarla così, mamma, e sentire tutta la protezione, l'aiuto che una mamma come lei, l'unica mamma del cielo che è lei, ci può dare. È un aiuto grande per salire verso il cielo. Ecco, ogni giorno sia un gradino per salire verso il cielo. Ecco, invochiamo allora mamma, padre, Gesù. Ecco, invochiamo la Santa Famiglia, invochiamo anche San Giuseppe. Ecco, padre su questa terra. Ecco, ha mostrato a Gesù il volto del Padre, invochiamolo anche San Giuseppe come Padre. E allora ci sentiremo circondati da un amore immenso che ci permette di avere gioia, di collaborare con Dio e di costruire il suo regno.
che poi, ecco, saremo chiamati a goderlo nell'eternità.